Questo calciomercato invernale rischia di passare alla storia per il primo calciomercato invernale in cui Juve, Milan, Inter, insomma le big non fanno neanche un acquisto. Eppure, vedendo il campionato, dovrebbero correre ai ripari, perché il Napoli sta volando via, il Milan è in grande crisi, la Juventus è in grande difficoltà, l'unica che un po' tiene testa è l'Inter, ma ci sono 13 punti di distacco. Eppure, nessuna di queste tre big comprerà un giocatore in questa sessione di mercato invernale. Mentre il Chelsea spende e espande, le big italiane sono assolutamente ferme. Mercato immobile per Milan, Inter e Juventus e Roma, squadre che stanno cercando di fare operazioni in uscita piuttosto che in entrata. La Juventus ha piazzato McKennie al Leeds, ma non prenderà un sostituto perché la Juve spera che l'acquisto di questa sessione invernale sia Paul Pogba, acquistato quest'estate, parametro zero, ma che finora non ha giocato neanche un minuto, e spera che Paul Pogba sia acquisto di questa sessione invernale che riporti la Juventus là nelle prime quattro, situazione che adesso sembra molto complicata. Ma ripeto, non è la Juventus l'unica squadra che non si sta muovendo sul mercato, segno evidente della crisi clamorosa del calcio italiano. Se sei arrivato fino a qui, vuol dire che il video ti piace. Allora pensate a iscriverti. Siamo un canale giovane e quindi abbiamo bisogno di voi, di tanti iscritti per crescere insieme a voi. Ogni giorno caricherò almeno un nuovo video di calcio alle 2 e quindi se non vuoi perdere l'appuntamento giornaliero, iscriviti al canale, clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che YouTube ti invierà una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Grazie, abbiamo bisogno di te per crescere. Il Milan in realtà qualche operazione la vorrebbe fare, ma la proprietà ha detto di no, non ci sono soldi e quindi anche il sogno Zaniolo quasi sicuramente non si realizzerà perché il Milan ha proposto un prestito, la Roma vuole la cessione a titolo definitivo e quindi il Milan, nonostante la crisi profonda, ricordiamoci, il Milan ha perso 5-2 contro Sassuolo, 4-0 contro la Lazio. Sta scivolando fuori dalle prime quattro in Champions, avrebbe bisogno di un innesto, avrebbe bisogno di un acquisto che porti un po' di euforia a Milanello, ma quasi sicuramente non arriverà nessuno al Milan perché anche i rossoneri, per motivi diversi da Juventus, sono bloccati nel mercato di entrata e anche in uscita i rossoneri sono piuttosto fermi. E anche l'Inter avrebbe bisogno di qualche innesto perché il Napoli vola via e l'Inter ha dimostrato di avere qualche problema. Brozovic non rientra dall'infortunio, il centrocampo fa fatica e là davanti Lukaku continua ad essere un mistero. Per questo i nerazzurri di Simone Inzaghi si erano mossi. C'è stato un tentativo perché sì, c'è stato un tentativo per portare qualità a centrocampo, ma anche qui parliamo di un'operazione di prestiti, uno scambio di prestiti. Uno scambio di prestiti molto complicato, visto che, insomma, privarsi di Brozovic per prendere Kessié avrebbe portato fisicità al centrocampo dell'Inter, ma avresti perso una pedina importante. Per questo i nerazzurri hanno provato a piazzare Correa, grande delusione possiamo dire di questi 2 anni nerazzurri, ma non hanno trovato mercato. E allora, se per la Juve l'acquisto del mercato invernale sarà Paul Pogba, per l'Inter deve essere Romelu Lukaku. Anche lui è arrivato quest'estate con grandissime aspettative, doveva essere il centravanti che doveva trascinare l'Inter allo scudetto, finora anche lui ha giocato col contagocce, segnando veramente pochissimo. Ecco, da febbraio in poi l'Inter si aspetta che Lukaku torni ad essere quel giocatore travolgente che trascinò l'Inter di Conte allo scudetto, perché per ora non si è vista neanche l'ombra. E con un mercato fermo, Inzaghi deve fare di necessità virtù e spera appunto di avere finalmente a disposizione Lukaku, perché con Lautaro Martinez di nuovo in forma, metterlo vicino a Lukaku potrebbe essere la mossa che serve all'Inter per tornare ad avvicinarsi al Napoli che vola verso lo scudetto. Ovviamente l'unica squadra che non ha bisogno di innesti è il Napoli e la squadra di De Laurentiis al momento non si sta muovendo sul mercato. Uno perché anche il Napoli dal punto di vista economico non ha grandissime possibilità e due perché che acquisto vuoi fare al Napoli? Dove vuoi rafforzare una squadra che sta volando letteralmente in campionato? Difesa di grande solidità, centrocampo di qualità e di dinamismo e là davanti arrivano tantissimi gol, quasi tutti firmati Osimhen, ma abbiamo visto anche contro la Roma che la panchina ha avuto un contributo importante. È entrato Simeone che nell'ultimo mese ha giocato pochissimo e ha regalato il gol vittorio. Insomma,
il Napoli che quest'estate tutti davano fuori, non solo dalla lotta scudetto ma anche dalla lotta Champions, è la grande sorpresa di questa stagione e sta vincendo con pieno merito. E onestamente, se andasse pure a fare un acquisto in questa sessione invernale, beh, lo scudetto sarebbe già chiuso. Napoli può permettersi di non comprare nessuno, le altre invece dovrebbero rafforzarsi, ma quasi sicuramente non lo faranno, e questo è un grande vantaggio per Spalletti e il Napoli, che continuano a sognare lo scudetto. E onestamente difficile trovare un giocatore che attualmente potrebbe diventare titolare al Napoli, e quindi mercato fermo e un po' di sorpresa, e il Napoli gode.